Vabbè, che vuoi farci? Le lasci qui le robe? È anche peccato. Cioè, scusami, è un Fatman gratuito. Beh, dai, sempre meglio essere pronti a tutto. Salve. Sembra sia tutto libero. Apri le porte esterne. Grazie. La madonna. Che armature incredibili che avete. Piacere di conoscerti. Sono Cavaliere Dillon. Se posso fare qualcosa per te, sono al tuo servizio. Dimmi dove trovare questa bellissima armatura. Mamma mia. Nota al di fuori del gameplay, come al solito ormai. Come già detto in precedenza, io ho giocato una sola volta Fallout 3 e rivedere Galaxy News Radio è veramente una sorpresa per me. Armatura da combattimento artica leggera. Non comprendo, ma accetto volentieri. Buonasera. Un'occhiata alla tua faccia dice tutto. Ti starai chiedendo chi diavolo sia questo tipo e perché dovresti stare a sentirlo. Lascia che ti illumini. Mi dica. Sono Treccani. Faccio il disc jockey e racconto la verità. Sono a capo della migliore radio della zona contaminata, Galaxy News Radio. E tu? Beh, so chi sei. Si dice che hai lasciato quel Vault per attraversare l'ignoto. Proprio come il caro vecchio papà. L'ho già incontrato. Mi fa piacere che la gente sappia già che io sia, ma io non sappia chi loro siano. Comunque, mi scusi, dobbiamo parlare in codice? E se ve lo chiedete, sono io che lo faccio. E ve lo posso dimostrare. Tre cani e un geco. D'accordo, dimmi quello che sai, allora. Ehi, una cosa alla volta. No, il tuo vecchio non è qui. Non più. Che novità, grazie papà. Tre cani alla radio. E pensava che sapessi cosa succede nella zona contaminata della capitale. Aveva ragione. Così ho informato il vecchio. Ma lui se l'è squagliata. Sembra che io abbia trovato un modo per contribuire alla buona battaglia. E che lui abbia trovato il suo. Ah, che bello. Mi aiuterai a trovare anche il mio modo di trovare mio padre, allora? Ehi, non tutti sono tagliati per le grandi cose. A volte i piccoli ruoli nella buona battaglia sono i più importanti. Beh, certo. Ma ora basta. Se è tuo padre che stai cercando, allora ti ascolterò. Ti ringrazio. Dimmi davvero tutto quello che sai. Tu vuoi trovare il tuo papà. E il caso vuole che la sua posizione sia nota al sottoscritto. Ma ovviamente vuoi qualcosa in cambio. A Galaxy News. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. È un tipo davvero risoluto. Se vuoi saperne di più, dovrai contribuire alla buona battaglia. Certo. Ah, se solo avessimo una buona parlantina. Mi piace quello che dici, ma è una cosa che non riguarda solo te e tuo padre. Se vuoi l'aiuto di Galaxy News, devi dare il tuo contributo. Tutto qui. D'accordo, dimmi tutto. Bene, perché non sarà facile. Galaxy News Radio è la mia bambina. La amo, la nutro, la tengo pulita. Ma c'è un problema. Nessuno al di fuori di Washington può sentirla piangere. Sai, qualche supermutante decerebrato ha pensato che fosse divertente sparare a quella cosa rotonda scintillante sul Washington Monument. Quindi fammi capire, devo fare l'elettricista. Diamine, quella cosa scintillante era il nostro ripetitore. Ora sembra una groviera. Senza di esso il nostro raggio di trasmissione è molto limitato. Certo, la fabbrica che ha prodotto le parabole del ripetitore è ormai andata. Rasa al suolo. Stando così le cose, non rimedieremo mai più quel pezzo. Fammi indovinare, devo rubarlo da qualche parte. È pericoloso, non ti mentirei mai. Ormai l'ho capito. C'è qualcosa nei tuoi occhi che dice: so come risolvere le cose. Anche tuo padre aveva lo stesso sguardo negli occhi. È per questo che Treccani ti aiuta. Dai, dimmi cosa devo fare. Uno dei ragazzi della confraternita che è passato di qui ha detto di aver visto una parabola in uno dei vecchi musei di DC. È la parabola del modulo di atterraggio lunare Virgo 2 del Museo di Tecnologia. Voglio che tu la prenda e la porti al Washington Monument per sostituire quella rotta. È tutto qui. Una notte al museo! Mi piace quel film! Certo, io so come procurarmeli. Stai per rappresentare la miglior cosa che sia capitata a Galaxy News da molto tempo. Posso immaginare. Se avessi bisogno di maggiori informazioni, sarò qui ad aspettarti. Ma questo gnomo messo qua dietro, scusami. Un progetto. Cos'è sta roba incredibile? H2O to go. Salmon and peas. Ma facciamo che me la prendo io.
Ah, quel libro sembra interessante. Ma per questa volta farò il bravo. Tanto siamo troppo stupidi per comprendere. Porca troia, quante radiazioni! Dunque abbiamo 3 musei da visitare e un lungo percorso da percorrere. Ma sai che con questo vestito sembriamo davvero usciti da Metal Gear? Ciao amici, mi fate di nuovo compagnia? A quanto pare no. Che è stato? Ah, ma sei là sopra. Dai, ti aspetto, vieni. Quanta brutta gente che c'è in giro. E anche quanta gente morta. Porca miseria, sono uscito dalla parte sbagliata. Mi scusi? Ma guarda te sta gente. Buongiorno. Se c'è una cosa che ho capito di voi super mutanti è che più siete grossi più siete facili da colpire. Porca miseria, che è successo? Che succede? Sono quasi morto e non ne ho idea del come. C'è un letto da qualche parte? Quartier generale della Voltec. La Juggernaut. È esattamente come quella di Call of Duty. Orca miseria. Beccatevi questo, stronzi. Ah, sono bravissimo a combattere. Anni di esperienza nel Volt. Dunque, vediamo. Siamo ancora lontani dai 3 musei. Però ce la dovrei fare. Cos'è sta radiazione incredibile? Addio al supermutante. E Treccani pure si preoccupava per me, pensa un po'. Mi sa che sono finito nel quartiere sbagliato. Ecco qua. Ma quanta bella roba che ha sta gente. Ah, mi tocca sempre entrare nella metropolitana. Ah, non puoi spuntare così fuori all'improvviso. Ho capito che è casa vostra, però. Un po' di spazio, mi scusi. Beccatevi questo, pezzi di merda. Forza. Io sono armato e pronto. Ho le migliori armi che un Final Fantasy potrebbe donarmi. Oh, ma guarda, delle trappole per orsi. Che stupidi. Gli orsi non esistono. O almeno così mi hanno detto. Ah, cavolo, la metropolitana è complicata. Però piano piano ci stiamo avvicinando, quindi in qualche modo me la sto cavando. Ok, quella gente non sembra essere cattiva. Anche se ha delle trappole a prova di stronzi. Ti dispiace se me le prendo io? Ah, non posso, fa niente, fa niente. Ehi là, tutto a posto? La Grease Gun, eh? Per 66 tappi ci sto. Ah, siamo saliti di livello. Come dicevo, iniziamo ad occuparci del nostro peso. Ok, questo sì che è interessante. Però lo prenderemo a tempo debito. E anche questo non è male. Però esperto è la cosa migliore che possiamo scegliere. Buongiorno. Così si risolvono le cose dalle mie parti. Con una granata in una mano e con un fucile nell'altra. A volte è pure scomodo, sai? Però è dannatamente utile avere sempre una granata con sé. Orca miseria. Buongiorno. Mi scusi, ma se ne deve andare. Eh sì, mi sa che mi sono perso. Avessi un cecchino ora. Oh beh, dai, c'è qualcuno che mi sta coprendo le spalle almeno. E io coprirò le sue. Anche se in modo un po' esagerato. Ma chi cavolo le ha fatte ste macchine? Michael Bay? Grazie amici. Mi ricorda la mia prima volta a Milano, dove l'unico modo per riuscire a imparare una strada era continuare a perdersi. Poi finivi rapinato da qualcuno, però quelli sono dettagli. Oh, dai che finalmente ci siamo. Siamo vicini. Georgetown Est, circondata ancora una volta dai supermutanti. Colpito da questa distanza poi. Vacca boia, che arma. Proviamola subito. Beccatevi questo, stronzi. Quello è un lanciarazzi per caso? Mi sa proprio di sì. Porca troia. Forse non dovevo fissarlo. Forse era meglio andarsene. Vabbè, questa volta colpisco in anticipo. Madonna mia, che è successo? Che volo che si è fatto? Sì, qua, se adesso esplode qualcosa è un casino. Dai, forza, vieni, bello. Kaboom! Porca troia! Che esagerazione! Altro che l'atomica qui. Oh, comunque sto fucile sembra interessante, eh? Porca troia, da dove sei apparso tu? Ecco qua. Ma levati, va. Fermo lì tu. Madonna mia, quanta gente.
Certo che in questo mondo fare un favore a qualcuno vuol dire suicidarsi. L86. Ma quante belle armi, ma porca miseria, io non ho più spazio, basta. Oh, attenzione delle mine. Un fucile da cecchino, eh. Oh, ancora metropolitane, basta. Ok, finalmente mi sono alleggerito. Vediamo se sono abbastanza intelligente. A quanto pare no. Oh, questo l'abbiamo letto. Questo no. A questo punto immagino che per leggere questi libri devo avere la statistica necessaria. Quanto sono belle le mod quando complicano le cose facili. E niente, continuiamo a perderci. Buongiorno. Toma, guarda, un altro libro. Ma sia dannato il cielo, finalmente sono uscito. Siamo niente popò di meno nella zona dei musei. La madonna, quanti cani. Quindi questo è il Washington Monument, eh? Ma guarda quante belle mine. Toh, guarda, dei supermutanti. Che cosa c'ha in mano quello? È un minigun. Preso. E addio la testolina. Ti dispiace rallentare un po'? Ecco fatto. Eccoci finalmente arrivati. Il maledettissimo museo della tecnologia. E guarda un po', ovviamente, è supervisionato dai supermutanti. Ehi, ma io queste cose già le conosco. Esatto, è proprio come quando me ne sono andato. Dunque, dove lo troviamo il pezzo che ci serve? Eccola qui l'antenna. Ma sì, questa vecchia ferraia non servirà a nulla. Oh, un planetario. Che meraviglia. Mi scusi? Sarei un attimo occupato io. È proprio bello. Buongiorno compagni, posso entrare? Ehi, ma questo coso è sicuro? Beh, a quanto pare sì. Wow, che vista magnifica. E facciamo questo favore a tre cani. Gente della zona contaminata della capitale, mi sentite? Direi proprio di sì. Giovane, sei in ascolto? Sì, ci sono. Il tuo culo qui a GNR. Dobbiamo parlare di alcune cose. Arrivo Grazie subito. Ascolto, bambini, sono tre cani. Au!